L'Italia è l'unico dei grandi paesi al mondo che dice no al nucleare, per ideologia, non per scienza. I numeri dicono che il nucleare di ultima generazione è la forma di energia più pulita, perché non produce neanche scorie, e più sicura dal punto di vista degli incidenti sul lavoro e per i cittadini. Sono in corso ricostruzione decine di centrali nucleari ovunque, dalla Francia agli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, la Corea, la Romania, la Slovenia, la Finlandia. Ce ne sono più di 100 operative solo in Europa, 50 in Francia. Quindi l'unico modo in prospettiva per arrivare a pagare la bolletta della luce meno cara è rientrare, riprendere il treno del futuro, del progresso, della scienza. Dalla posa della prima pietra occorrono 7 anni, quindi non 7 giorni. Se mai si comincia, mai si arriva, se vinciamo le elezioni, il 1° gennaio 2023 l'Italia torna a essere al pari di tutti gli altri paesi al mondo, ripeto, dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Cina alla Francia, nell'arco di 7 anni potremo avere energia prodotta a minor costo rispetto a quella di oggi. Poi saranno i cittadini a decidere, ma ne servirebbero tante. In Italia, come ci sono tanti termovalorizzatori, in Lombardia più di 10, che portano ricchezza, puliscono le città e creano valore aggiunto e danno lavoro. Ecco, sono rimasti solo i 5 Stelle o parte di sinistra a dire dei no al progresso, no alla TAV, no alla TAP, no ai termovalorizzatori, no al nucleare, no al gas, no a tutto. O ci riscaldiamo coi legnetti, oppure evidentemente dobbiamo seguire quello che il resto del mondo fa.